Resta sempre critica la situazione dei centri per l'impiego di Campobasso. Prima della pandemia, lunghe code di utenti in attesa davanti agli uffici, attese spesso vane, con i cittadini rimandati a casa perché non c'era personale. Chi si reca negli uffici di Piazza Molise non va certo lì per perdere tempo, perché non ha nulla di meglio da fare. C'è chi ha bisogno urgente di documenti necessari per poter essere assunti, c'è chi cerca informazioni su eventuali opportunità lavorative. Invece sono tutti accomunati da un triste destino, quello di essere ignorati. E ora il quadro è ulteriormente peggiorato a causa dell'emergenza Covid, con i pochi dipendenti dell'ente in smart working. E gli incolpevoli utenti sono abbandonati a se stessi senza che nessuno dia loro risposte, neppure telefoniche. Questa mattina l'ennesima protesta di cittadini che, esasperati, hanno chiamato le forze dell'ordine. Lei stamattina è venuto qui, ma ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Perché? La motivazione è questa, cioè per ottenere un documento bisogna aspettare mesi e nemmeno si sa se si riesce ad averlo. La questione è che senza questo documento non si può iniziare a lavorare, per fare l'assunzione occorre questo documento. E quindi noi che facciamo in questo asse di tempo? Non stiamo a spasso? Ma qui non c'è nessuno, c'è solo la guardia, e quindi nessuno che ti dà una risposta, nessuno che ti riesce a indirizzare in un qualche modo. E quindi noi aspettiamo, ma non possiamo aspettare, perché comunque le famiglie, come me, anche altre persone, stamattina un sacco di persone sono venute, sono andate, una signora da maggio che sta aspettando questa documentazione. Però in una città come Campobasso, capoluogo di regione, penso che sia una vergogna avere queste situazioni. Senta, ha chiesto se magari questo documento si poteva ottenere via mail? Certo, abbiamo mandato più di qualche mail, non una sola. Ne abbiamo mandate a diverse persone, leggiamo vicino alla porta queste mail. Queste persone stanno lavorando in smart working, però noi che ne sappiamo se queste persone stanno lavorando in smart working? Perché penso che sia più di qualcuno che sta aspettando questi documenti. E quindi, guardi, è impressionante, non si riesce a capire questa situazione. E invece anche tu sei venuto qui stamattina, anche a te serviva un documento importante. Sì, a me serviva l'iscrizione, cioè serve l'iscrizione e anche i documenti dell'assunzione. Purtroppo la situazione è che qui sono 2 settimane che aspetto tramite mail, ho provato a mandare più e più mail senza avere nessuna risposta. Ho provato a chiamare il numero preposto, avendo delle risposte, perché purtroppo lui risponde al telefonino e non sa se effettivamente le persone stanno lavorando o no. E la mia domanda che mi pongo è: sono 2 settimane, ma queste persone li leggono le mail o no? Abbiamo chiamato le forze dell'ordine e vediamo se riescono a smuovere qualcosa. La domanda, cioè quello che io voglio è che questi documenti mi arrivano subito, al più presto, se no si perde anche. C'è anche il rischio di perdere proprio il posto di lavoro.